entrare nel merito delle varie proposizioni più che tecnologie, perché io i vendor li vedo sempre un po' più avanti di quello che nel mercato c'è e di quello che chiedono gli utenti, volevo farvi una domanda personale, nel senso che oggi sono venuti fuori motivi per essere in cloud, motivi per non essere in cloud, criticità, debolezze, vantaggi, abbiamo visto un po' tutti gli scenari, però permettetemi, di fronte a una platea privilegiata, cioè chi è qui forse sa già cos'è il cloud, sta ragionando in cloud, gli interessa il cloud, però almeno fino a poco tempo fa, e da qui volevo un po' il vostro parere, anche perché dal vostro punto di vista, che vedete anche diversi clienti, volevo capire se, tra virgolette, è finito il pregiudizio. Cioè, fino a meno, è mia esperienza, cioè io mi ricordo, VMware ha parlato di cloud nel 2009, a Cannes, se non sbaglio, Paul Maritz, e tutti dicono, questo è pazzo, parlava di dati nella nuvola. Ma l'Italia si sa, è un po' più indietro, ma la mia domanda è, gli utenti medi, che non sono quelli qua, perché qui c'è gente che si è spostata perché gli interessava l'argomento, hanno ancora il pregiudizio che, come si diceva oggi, il mio sistema è più sicuro di essere in cloud, ibrido o pubblico, non ha importanza, diciamo che qualcosa va fuori. Cioè, c'è ancora questa ritrosia preconcetta, Non sto dicendo che non ci siano delle difficoltà legate alla rete in certi contesti, piuttosto a discorsi legali, discorsi di gestione, discorso di proprietà dell'infrastruttura. Ma mi chiedo se c'è un discorso culturale che si sta superando oppure siamo ancora in questa fase. Se volete fare una carrellata veloce. Sì, io ma posso. Allora, sì, sicuramente hai ragione. Noi parliamo di cloud da tantissimo tempo. Siamo passati da una fase di a una fase, come dire, di maturazione, per cui adesso la domanda che ci fanno più spesso non è tanto, o comunque il cloud non viene messo in discussione, ma la domanda è diventata più come si fa, cioè dimmi come si fanno, quindi aiutami a disegnare non tanto un'architettura quanto un percorso di trasformazione, no? Perché ormai penso sia abbastanza chiaro a tutti che il cloud è tecnologia in parte, ma soprattutto è persone, processi, ed è anche un'influenza notevole sui costi, nel senso che se guardate una distribuzione di quelli che sono i costi di un IT tradizionale o di un IT che ha adottato il modello cloud, si ribaltano in maniera molto pesante, no? Quindi anche proprio nella gestione del budget dell'IT porta un cambiamento notevole, quindi questo è sicuramente la richiesta che noi riceviamo, quindi sì, c'è stata una notevole maturazione da questo punto di vista. Ci sono anche a volte delle cose che a me stupiscono, nel senso che mi è capitato di fare incontri dove si diceva sì, noi il cloud l'abbiamo adottato con cautela perché non siamo convinti dalla sicurezza, dalle cose così, per il momento abbiamo portato in cloud solo la posta elettronica. Io rabbrividivo, dicevo, ma a me la posta elettronica sembra una delle cose, tra virgolette, più sensibili, non tanto come strumento, ma come contenuti che ci transitano, no? Perché vengono spesso, quindi non lo so, a volte certi, come dire, certi ossimori li ho visti, no? La posta esterna comunque transitava su canali esterni, quindi considerando che la maggior parte degli operatori tengono traccia di tutte le comunicazioni, è l'ultimo dei problemi, no? Forse sia la comunicazione interna. Non lo so, io ti dico, non mettere sicurezza solo la posta elettronica a me suonava un po' strano, come invece VMware, sapete, è diventata anche un provider di cloud pubblico, no? Abbiamo i nostri data center eccetera, siamo partiti dagli Stati Uniti, adesso siamo sbarcati in Europa. L'Europa è partita dopo perché l'Europa è più complessa da un punto di vista di compliance, di regolamentazione eccetera, di privacy, di località dei dati, no? Per cui l'azienda ha detto no, se si entra in quel mercato lì bisogna farlo con dei certi crismi, no? Peccato che poi andando in giro magari a parlare con molte aziende ho scoperto che più che il data center in Germania sono più interessati al data center che abbiamo aperto in Cina, perché magari hanno delocalizzato, non so, la produzione, per dire, hanno giusto quei 4 PC che fanno andare avanti la fabbrica e gli fa comodo portare fuori quelli, cioè non avere qualcuno che glieli gestisca o peggio ancora averceli nella fabbrica, e tanto lì non c'è una vera intelligenza perché l'headquarter magari è rimasto nel Triveneto, per dire, per cui l'intelligenza dell'azienda è rimasta lì, quindi anche, come dire, come vendor a volte si impara vendendo la merce, che tipo di valore quello che hai può portare al mercato, no? Che poi ritorna un po' alla chiacchierata che abbiamo fatto prima, no? Quindi veramente
fare un qualche cosa di targettato vuol dire capire quelle che sono le esigenze dei clienti, no? E quindi anche come vendor stiamo imparando a venderlo, detto proprio in maniera trasparente. Beh, più o meno come ho detto prima, noi vediamo un cambiamento, ok, rispetto magari a quelle che erano altre proposizioni che sono state fatte nel passato, ok, vediamo che comunque il cloud sta prendendo piede, anche se in Italia comunque c'è un certo ritardo, ok, rispetto sicuramente magari quelli che sono soprattutto paesi del nord, ok, Germania, Francia o anche la stessa Spagna. Vediamo che in ogni caso piano piano quello che è un discorso cloud in Italia comunque sta iniziando un po' ad uscire. È chiaro che quello che è il concetto metto tutto sul cloud sicuramente non è dato, okay? Quindi sempre di più magari ci si fa un'idea di un approccio non completo, okay? Magari l'idea semplicemente di mettere, che ne so, il semplice backup o comunque diciamo costruire un disaster recovery, ma come dire, anche noi come vendor magari quello che è il nostro principale o i principali sistemi di dati critici sono ad esempio sul cloud, Salesforce, okay? Per dire, cioè, non è cosa da poco, è esterno, okay? E questo fa pensare che quella che è un po' l'evoluzione effettivamente il cloud comunque dovrebbe prendere, okay, prima o poi. A parte che di cloud, che poi abbiamo cominciato a chiamarlo cloud quanto tempo fa? Qualche anno fa. Bravo, è outsourcing, quindi l'outsourcing lo si fa da una vita. Poi a un certo punto di vista, abbiamo cominciato a chiamarlo cloud, è diventato figo chiamarlo cloud. Va di moda. Senti, colpa vostra? Usti. Abbiamo cominciato a chiamarlo cloud e abbiamo cominciato a porci tanti problemi. Io vi racconto la mia di esperienza. Ovviamente, come detto tu prima, si parte dalle cose più banali, quindi servizi di backup innanzitutto sono la prima cosa che abbiamo cercato di sgravare dall'interno delle aziende per portarle effettivamente su un qualche cosa di esterno dove i costi fossero più controllati. Quindi, come hai detto anche tu, c'è un aspetto legato sicuramente ai costi, che sono più facilmente controllabili. C'è un aspetto legato alla sicurezza che in qualche modo ancora ne frena la completa adozione. C'è un aspetto legato a quello che dicevamo prima, che è la percezione della sicurezza, che è un altro, solamente percezione, che è un qualche cosa di molto soggettivo. Quindi benvenuto cloud, ovviamente centellinato in funzione di quello che poi sono le specifiche esigenze. Io metterei un ulteriore aspetto legato ai cloud pubblici, la reattività anche del servizio. Spesso avere comunque un servizio interno dà modo di avere delle reattività diverse rispetto alle esigenze poi dell'azienda rispetto a quello che invece è un cloud di diverso tipo. Io vorrei portare un'esperienza da utente con la mia chiaramente visione. Poco tempo fa la proprietà dell'azienda per cui lavora mia moglie, che è un rivenditore produttore di ausili per disabili con 5 sedi in Italia, mi ha chiesto di aiutarli nel fare una valutazione perché dovendo rinnovare i sistemi informativi basati su 3 server, una trentina di postazioni sparse sul territorio italiano in queste sedi che vi ho detto, hanno pensato bene o male di valutare la possibilità di portare totalmente fuori il servizio. E la cosa che mi ha in qualche modo sbalordito, memore dalla quanto restio, è la mentalità dell'imprenditore italiano, no? Di mollare i dati, e invece l'incredibile positività che avevano queste persone all'idea di liberarsi finalmente di questo fardello server dentro un armadio, no? Considerati come se fossero il pappagallo, no? Non, senza avere neanche chiara idea di cosa fossero. E secondo me sono sempre stato molto positivo sull'adozione del cloud, perché ritengo che la maggior parte delle aziende italiane rientrano in questa casistica, cioè svalutano l'informatica proprio perché non sanno, hanno bisogno di poterla esportare, no? Portarla fuori e fruirne con un servizio qualitativo, con un costo definito. Secondo me il cloud è una risposta a uno dei grossi problemi dell'Italia. Mi sono sempre augurato e spero che dopo questo periodo di frizione lo comprenderemo e ne fruiremo in maniera eccellente, no? Proprio perché esportare i dati, esportare un servizio è percezione, insomma, lo facciamo già,
Non è il problema, no, farlo o non farlo, ma come lo faccio, quando lo faccio. E l'altra percezione che ho avuto, sempre parlando da utente, che un po' gli imprenditori italiani, non so se in virtù della maggiore pressione fiscale, hanno meno cose da nascondere. Oramai, no, gli studi di settore e quanto altro, e quindi c'è poco niente. Andiamo fuori, intanto è tutta la luce del sole. Quindi mi sembra... è sempre da qualche altra parte, quindi non è più quello, o addirittura non è neanche su formato elettronico, lo teniamo su carta e lo imboschiamo, se questo è. Quindi io sono molto positivo e mi sembra di vedere un grosso cambiamento in favore. Sono contento che ci sia un'evoluzione anche in questo. Esatto, sì. C'è anche un problema di commissione. Okay? Sì, oggi ne abbiamo... forse più paura, oggi ne abbiamo parlato anche della connettività. Stamattina è stata tirata fuori una bellissima definizione, a meno che piaccia a me, del cloud. Il cloud è prima di tutto un'organizzazione, organizzazione dei servizi, ma in primis organizzazione dell'IT. Oggi non è stato toccato molto il tema del cloud privato, che io quando chiedo anche a rivenditori, partner, sistemi integrator, che cos'è il cloud privato, si comincia un po' ad andare un po' in crisi, perché che cos'è il cloud privato? Il mio sistema IT. Ce l'ho da 20 anni i sistemi IT. Chiaramente cloud privato vuol dire fornire le stesse modalità che offrono in cloud al mio interno, quindi sarebbe, io lo chiamo il sogno di tutti gli IT manager, trasformare l'IT da costo a utility, vendo risorse, vendo applicazioni. In tutte le presentazioni fatte da voi vendor oggi ci sono date un paio di parole che sono sempre tornate, flessibilità e facilità. Se il cloud è un'organizzazione, qui poi si mette in discussione anche l'IT interno, perché se il cloud è l'organizzazione vuol dire che ti chiedo a te di essere organizzato per produrmi a mia volta risorse. Come le nuove tecnologie possono aiutare con la facilità e con la flessibilità ad adottare questo cloud privato? Cioè aiutare l'IT non più a dire ok, per fare questa cosa devi dare 12 comandi, 47 parametri, poi alla fine, se parliamo di infrastrutture, puoi avere il disco, la risorsa, la macchina o... dimmi cosa vuoi che te lo faccio io, cioè spostiamo la parte dell'intelligenza sul prodotto piuttosto che la programmazione, cioè la progettazione. Puoi cominciare? Sì, diciamo non, la semplificazione non è che è una novità, però andiamo su una curva di crescita in termini di possibilità di innovazione. È chiaro che se la semplicità dell'utilizzo non è un punto centrale dell'innovazione, ne determina poi la curva di adozione stessa, no? Quindi dovrebbe essere sempre fondamentale, al centro di qualsiasi cosa, la semplicità d'uso, no? Attenzione, io ho parlato di configurazione, non di progettazione, adesso non... c'era stato l'esempio anche di oggi, portiamo tutto su Amazon, ma non basta fare due clic per mettere su un'infrastruttura su Amazon, cioè, devo conoscere nel dettaglio l'infrastruttura per poterla progettare bene, che poi per fare le cose mi basta un clic. Era questo ovviamente il senso della mia domanda. Siamo bene o male tutti produttori di infrastruttura, certo. More or less, l'obiettivo di tutti è essenzialmente uno, quello che si occupa di data center, chi si occupa di information technology abbia sempre più tempo per pensare a quello che poi è più produttivo in azienda, vuol dire la parte applicativa. E noi tutti siamo impegnati nel cercare di fornire la famosa semplicità e flessibilità che consente di perdere il tempo, dove il tempo genera poi risorse, cioè genera poi anche del valore aggiunto. Perdere tempo sull'infrastruttura oggi non è produttivo, questo è anche uno dei motivi per cui spesso ci facciamo a dei cloud esterni. Quindi lo sforzo di tutti noi è proprio quello, la famosa flessibilità, la famosa semplicità, per dare tempo e modo a chi si occupa di IT di pensare a quello che effettivamente gli dà il maggior ritorno. Beh, diciamo che in un certo senso quella che è una gestione penso che con il futuro andrà sempre più semplificata. Non è che il cloud oggi sia uno strumento definito e qui finisce, ok? Ci sono, diciamo, tutta una serie di semplificazioni che penso andranno sempre più ad evolvere, come una serie di tool, come una serie anche di interfacce, tutto quello che vogliamo.
E chiaramente poi dipenderà poi anche dalla forza di certi vendor, ok, trovare il giusto trade-off con quello che è richiesto dal mercato. Okay. Sì, io mi vorrei riallacciare un attimo a quello che dicevi in precedenza, nel senso che nel 2009, quando il nostro CEO di allora illustrava quella che sarebbe stata, diciamo, la visione, la strategia dell'azienda nell'ottica del cloud, anzi coniando quasi questo termine, l'idea era semplice ma allo stesso tempo geniale, no? Perché partiva sostanzialmente da una domanda che VMware aveva, cioè abbiamo fatto una cosa importante a livello di virtualizzazione, what's next, cioè cosa facciamo dopo, nel senso che vabbè, ormai la macchina è partita, però dobbiamo comunque creare un'azienda che cresca, che sia prospera, insomma classico mantra, diciamo, delle aziende americane, no? E lì di fatto ha preso il modello che avevamo, che era un modello dove, se voi prendete, ci sono un po' di server, sopra c'è uno strato software che magicamente li fa diventare un unico pool di risorse, no? E i carichi di lavoro si spostano per vari motivi, per ottimizzare il carico, per reagire alla rottura di un server, per fare alta affidabilità, quello che volete, no? Grandi benefici, però diciamo confinati all'ambito IT. Lui ha preso e ha disegnato lo stesso modello sostanzialmente, ha detto: ma perché io non posso prendere allora questi stessi tre server che chiamiamo private, mettiamo così, prendo invece delle risorse da uno o più provider esterni, se riesco a creare una sorta di strato di software, che a questo punto non sarà più il virtualization software ma sarà il cloud software, chiamiamolo così, io creo una portabilità, diciamo, trasparente tra l'esterno e l'interno, no? E la magia di tutto questo sta che sposta, diciamo, il vantaggio da un'ottica che è semplicemente IT, cioè un'ottimizzazione delle risorse in fin della fiera, a un'ottica di business, cioè la giro in un altro modo. Perché io dovrei decidere di andare da un provider o da un altro provider piuttosto che realizzare una cosa interna? Perché per esempio mi dà un time to market più veloce, cioè non ho bisogno di aspettare il server che arrivi, che sia collegato, eccetera. Quindi se io ho urgenza di aggredire un certo mercato in certi tempi, quella lì è un'opportunità, quindi time to market. Perché? Perché mi abbassa il rischio. Io oggi con la sfera di cristallo vado a dimensionare un ambiente quando lancio un servizio. Se mi sono sbagliato, come dire, se mi sono sbagliato per eccesso, ho sprecato risorse. Se mi sono sbagliato per difetto, mi trovo un collo di bottiglia, per cui potrei, come dire, dar servizio a più utenti, ma non riesco perché il back-end non me lo consente, no? Il cloud, proprio per questo discorso del rubinetto, della scalabilità, diciamo, virtualmente infinita, questa cosa me la può ridurre, quindi io posso partire in cloud, se ho bisogno di più risorse, con una telefonata estendo, se la cosa fallisce chiudo e ho abbassato la perdita, no? Quindi time to market, gestione del rischio, queste cose qua diventano discorsi che sono molto più business rispetto alla CA o all'ottimizzazione di una risorsa. Però diciamo il modello di base era lo stesso e da lì in poi abbiamo lavorato, per cui è vero che outsourcing, nel senso che la risorsa viene presa da fuori, ma viene presa in una modalità molto diversa. Viene presa mantenendo il controllo di quella che gira lì sopra completamente nella testa dell'azienda, se uno adotta questo modello di cloud. Tanto se ci sono domande basta dirlo, giriamo i microfoni. Oggi si è, parlando di soluzioni in cloud, ibridi, pubblici, si è toccato due o tre punti fondamentali. Il discorso della rete, non tanto quanta ce n'è ma come viene usata. Quindi in parte si è spostata anche sulle applicazioni. Quindi attenzione a che cosa andiamo a virtualizzare, a che cosa andiamo a mettere in cloud, per virtualizzare il concetto vecchio, diciamo ormai quasi assodato. Però è vero che fare cloud non vuol dire è un problema di un altro, perché comunque al CEO comunque rimane in carica la responsabilità del servizio, può essere un organizzatore, un integratore, però la responsabilità è sempre la sua. Alla luce della vostra esperienza, ecco, quali sono le cose, per quanto attiene, parlo delle infrastrutture, non mi dite colpa delle applicazioni o colpa della rete, non vi occupate né di rete né di applicazioni, ok? Quali sono le cose da tener conto, per come diceva Enrico stamattina, per non farsi male, ragionando in cloud ibrido, cioè quali sono le cose da tener conto riferite all'aspetto architetturale, ok? Se ci sono, perché adesso il cloud non è perfetto, se no sembra che sia
la panacea di tutti i mali. Una volta era la virtualizzazione, no? Si virtualizzava perché così risolvevo tutti i problemi. Adesso non vorrei che si arrivasse dall'altra parte. Mettiamo in cloud, così abbiamo risolto tutti i problemi. Ne avremo altri. Ecco. Come evitare certi problemi se, alla luce della vostra esperienza, cioè, cosa dare più attenzione quando si pensa a implementare una soluzione cloud ibrido, pubblico o anche privato? Beh, sicuramente lato nostro è la possibilità di garantirsi, come dire, una trasparenza in entrata e in uscita. Quindi se io, diciamo, per fare una scelta di cloud devo affrontare un progetto, devo affrontare una sorta di migrazione o comunque di conversione dei miei carichi di lavoro, atterro sul cloud e poi non sono soddisfatto e per venire via è un altro progetto, questa cosa qua secondo il nostro punto di vista inficia molti dei benefici. Se invece io posso, come dire, avere questa diciamo ponte, questo hypervisor cloud, chiamiamolo così, che lega l'interno e l'esterno e che mi consente di fare, come dire, una vMotion con la stessa facilità sia in un senso che nell'altro, allora i benefici si moltiplicano di molto e uno va a realizzare un vero cloud ibrido che non è, come dire, l'uno più uno di un po' ce l'ho dentro, un po' ce l'ho fuori, ma è il classico caso dove uno più uno fa tre. Riprendo un attimo il concetto appena espresso, semplicemente dicendo che magari applicherei più o meno la stessa filosofia come magari l'applicavano a Venezia al tempo dei Dogi, nel senso che si cerca sempre di costruire un qualcosa di nuovo che bene o male non si sa se effettivamente funzionerà, però bisogna avere sempre il piano B a disposizione e avere la possibilità di ritornare allo stato precedente. Quindi va bene la sperimentazione, ok, però diciamo, come dire, se le cose non vanno bene bisogna ritornare indietro e comunque ritornare indietro anche in un modo pulito, cioè senza farsi male. È un fallback. Fallback. Quindi diciamo anche noi come filosofia e come tecnologia con Zerto sposiamo quello che è un discorso ad esempio di astrazione. Okay. Facciamo una sorta di ponte tra quello che è un poco i diversi ambienti, creiamo sostanzialmente una sorta di layer virtuale, okay, dove eventualmente possiamo attaccare diversi storage, diversi brand, okay, diversi hypervisor, diversi sistemi cloud, managed service oppure anche cloud pubblici. E questo crea, come dire, una certa indipendenza dove eventualmente quelli che sono i diversi workload si possono spostare in maniera molto trasparente, in maniera molto dipendente. Questo sicuramente facilita quello che è un discorso eventualmente di adottare la soluzione cloud, okay, anche parzialmente, e diciamo aiuta anche nel caso in cui magari la cosa non funzionasse di poter ritornare indietro. Creiamo flessibilità sotto questo punto di vista. La domanda è una difficile. Puoi dire anche non lo so. Io vendo infrastruttura da più di 15 anni. Quello che continuo a notare sul mercato essenzialmente è che a distanza di 15 anni che si parli di cloud, che non si parli di cloud, il nostro retaggio culturale fa sì che noi comunque ci preoccupiamo più dell'infrastruttura che non della parte applicativa. Quello sempre, storicamente. Io dico, dimentichiamoci per una volta dell'infrastruttura, diamo per scontato che ci sia, che funzioni, che dia le prestazioni del caso, l'affidabilità del caso, focalizziamoci veramente. E poi dov'è non mi interessa. Dopodiché dov'è, no, cioè nel senso, vediamo le criticità delle singole applicazioni, i livelli di resilienza, i livelli di deployment, partiamo dall'applicazione. L'infrastruttura deve essere un di cui oggi, non deve essere più comunque il... la parte centrale dell'information technology. Ci deve essere, deve funzionare, deve garantire tutto quello che deve garantire. Guardiamo oltre. L'abbiamo fatto già per tante tecnologie, facciamolo anche per le infrastrutture che poi supportano i servizi cloud. Vedo perplessissimo. Mamma mia. Sono molto pensieroso. Ma a parte che 15 anni, Alberto, secondo me anche 20. 15 sono miei, tu eri già sul campo, sul marciapiede, come uso dire Mauro, quando sono arrivato io. E che dire, aggiungo la prospettiva comunque di uno storage vendor, secondo me considerazioni valide, e rimane il fatto che purtroppo l'infrastruttura è un tassello
solo fondamentale perché sotto quindi sono le fondamenta, ma anche consistente, quindi è facile dire deve essere, ma in realtà raramente lo è, no? E quindi scelte di infrastruttura determinano il risultato che si vede sopra e credo sia un problema quotidiano. Per Pure Storage è un momento di grosso cambiamento, significa poter utilizzare un oggetto che è un decimo, un ventesimo, un trentesimo sotto tutte le metriche, dimensione, consumo energetico, facilità di gestione per via della minore complessità dell'architettura, che vuol dire che applico un tassello, uno zoccolo dell'infrastruttura come quella dello storage, abbastanza importante, qualcosa che lo semplifica drasticamente. Cioè un oggetto che non ha RAID da configurare, che non va ribilanciato, è un iPhone dello storage, visto che è di moda, no? Usare questo. È un oggetto che, per darvi un'idea, il manuale era sul fronte e retro di un biglietto da visita fino a poco tempo fa. Esatto, esattamente, no? Ti danno il cacciavite ed è una cosa che deve essere a disposizione e fruibilità di tutti, vuol dire lo accendo e passo allo step successivo e tutta la filiera dovrebbe essere così, a salire, proprio perché poi l'interesse, il desiderato sarebbe quello, no? L'infrastruttura è un di cui, è una cosa che deve funzionare in questo modo. Infatti io credo che, forse a parte Luca, no? Che ha una visione un po' più dall'alto, noi siamo... ci siamo disposti dal software verso il ferro, no? E qui noi proprio nel ritornare indietro giochiamo molto la partita su questo aspetto, cioè lascia fare noi tutta la parte di infrastruttura, abbiamo del software a bordo, quindi non proprio hardware in realtà, che ti permette di spostare la tua attenzione da quella parte, noi sotto ci accendi e ci occupiamo noi magicamente di tutto il resto, ecco. Questo è con diverse chiaramente prospettive, è più tradizionale, più centrica, più evoluta e iperconvergente, però ecco la prospettiva secondo me è quella di avere un'infrastruttura che mi dimentico di avere, no? Per potermi innalzare e sperare che sia il cloud la soluzione di tutto, perché se poi devo tornare dentro a riguardare il singolo pezzo che non funziona, come mai non va, e lì comincia a essere, e tant'è che voglio dire anche tornando dall'altra parte, no? Comunque VMware con EvoRail ha cercato di pacchettizzare, no? Di semplificare, ti crea un qualcosa, uno stack infrastrutturale sottostante che non devi gestire, lo accendi e automaticamente, magicamente si autoconfigura, che un po' riprende la domanda precedente, quella della semplificazione, cioè non possiamo più essere, se guardiamo concettualmente l'evoluzione della scienza, no? È esattamente su questa base, cioè non possiamo essere più tutti esperti di tutto, no? E quindi dovesse succedere una guerra nucleare, la nostra scienza andrebbe persa in grande quantità, proprio perché non ci sono più le persone che sanno tutto, no? C'è l'esperto di questo, l'esperto di quell'altro, e quindi possiamo essere specialisti solamente di una piccola frazione di tutto, quindi quelle infrastrutture devono essere sempre più efficienti, sempre più facili, devono essere autonome.